la parola al professor Triggiani, però qui devo dire che stiamo facendo una sorta di collegamento acrobatico perché per un problema di connessione, ora diciamo ci sarà inquadrato attraverso un altro computer il professor Triggiani. Spero soprattutto che lui riesca a sentire me, ma questo non conta molto, ma che voi riusciate a sentire lui. Ora facciamo una prova, ci scusiamo, ma ai noi, avere a che fare con queste tecnologie non sempre è semplice. Ora io presento brevemente il professor Triggiani e gli lascio la parola. Anche egli, come il professor Masella, sono sostanzialmente coetanei, oltre che grandi tifosi juventini entrambi, ma insomma hanno condiviso vari percorsi, un percorso parallelo, se vogliamo dire così, nell'Accademia. Anche il professor Triggiani è stato professore ordinario di diritto dell'Unione Europea e anche lui è stato direttore di dipartimento, preside di facoltà attualmente professore emerito di diritto dell'Unione Europea del nostro Ateneo. È autore di vari libri e pubblicazioni nell'ambito del processo di integrazione europea, del diritto internazionale e soprattutto del diritto europeo, dedicati specie a profili di cooperazione in ambito economico, aiuti di Stato, cittadinanza europea e democrazia e ruolo delle istituzioni nell'Unione Europea. Il titolo della sua presentazione è dalla istituzione delle regioni alle modifiche al titolo quinto della Costituzione tra diritto italiano e diritto comunitario. Ora, prima di dargli la parola, io lo posso vedere già sullo schermo, cosa che voi non potete vedere, solo che al momento la telecamera risulta spenta, per cui. Allora, grazie per queste acrobazie, certamente inferiori alle acrobazie che in questi decenni hanno dovuto sostenere gli stati nella difficile costruzione del processo di integrazione europea. Difficile costruzione per la semplice ragione che la comunità internazionale moderna e quella contemporanea sono basati sul rafforzamento progressivo degli stati nazionali e quindi era abbastanza evidente che tentare di costruire una sovranazionalità fra stati nazionali non è stato semplice. Magari c'è stato un momento subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale che questo appariva più agevole, ma finito quel momento le situazioni sono complicate, ma su questo torneremo. Diciamo che all'inizio era impensabile, evidentemente, già con questa realtà estremamente innovativa di stati nazionali che univano delle risorse e dei destini, per quanto parziali, ipotizzare che si potesse porre un problema di interazione di questa integrazione con costruzioni substatali quali sono le regioni. Quindi ovviamente c'era una totale cecità sul problema. Ma comunque c'è da dire che nel preambolo del trattato che istituì la Comunità Economica Europea, il Trattato di Roma del 1957, già si diceva che fra le premesse programmatiche c'era il rafforzamento dell'unità delle economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso, ecco, riducendo le disparità tra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite. Ovviamente questo riferimento alle regioni non è agli istituti regionali, parliamo di regioni economiche, ma la circostanza importante da sottolineare è che comunque si teneva presente l'esistenza di diversi livelli di sviluppo economico all'interno dell'Unione Europea e quindi per il funzionamento stesso, quello che sarebbe diventava il mercato comune con la libera circolazione dei quattro fattori produttivi e quindi con un'integrazione economica che inizialmente era l'unico obiettivo che si poneva,
le forti differenze nello sviluppo economico chiaramente ponevano una serie di problemi che evidentemente andavano superati nell'attenuazione di queste disparità. A tal fine però inizialmente l'unico fondo, cioè le risorse dedicate, un fondo strutturale esistente, era dato dal Fondo Sociale Europeo, che in realtà era finalizzato all'attività sociale, all'attività occupazionale, non era finalizzato ad altro, però evidentemente anche in questo ambito la lotta contro la disoccupazione del Mezzogiorno era evidentemente un profilo di estrema importanza che si innestava in questo sviluppo più omogeneo. Nel frattempo però, proprio a dare risalto a queste istanze substatali, vengono a costituirsi in particolare all'interno del Consiglio d'Europa, che ricordo è un'organizzazione internazionale cugina dell'Unione, di quella che oggi è l'Unione Europea, delle comunità europee prima, cioè molto più ampia, sono 47 stati, che poi ha espresso per esempio la più importante convenzione, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In quell'ambito vengono a costituirsi il Consiglio dei Poteri Locali e Regionali d'Europa, di cui l'Associazione Nazionale Laica, per esempio, che avreste conosciuto, Associazione Italiana dei Comuni delle Regioni d'Europa, e così come la Conferenza Permanente dei Poteri Locali e Regionali d'Europa, fondata appunto nel 1957, che poi sono associazioni quindi che vanno al di là, sono diretta espressione, diciamo, di tipo privatistico, diretta espressione di queste realtà substatali, che per esempio hanno anche espresso atti importanti come la Carta Europea delle Autonomie Locali. Contemporaneamente, che succede in Italia? In Italia già la Costituzione, sappiamo, aveva previsto un'articolazione dello Stato attraverso il governo centrale, il Parlamento e poi le regioni, province e comuni, perché nell'articolo 5 della Costituzione era già previsto che ci fossero i principi di autonomia e decentramento. In altri termini, le regioni vengono già individuati come espressioni importanti di un necessario decentramento per sollecitare una maggiore partecipazione dei cittadini. E in realtà poi l'articolo 114 precisa che la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni, e il 115 che le regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione stessa. E l'articolo 118 parla di forma di coordinamento fra Stato e Regioni, però sappiamo che per i primi 20 anni di storia repubblicana questa norma costituzionale è rimasta inattuata. Inattuata perché? Perché in realtà diciamo che probabilmente la Democrazia Cristiana, che era il partito più importante, sempre al governo in tutti quegli anni, temeva con evidenti probabilità che alcune regioni sarebbero state sotto la maggioranza del Partito Comunista, comunque della sinistra. Quindi ci furono anche queste difficoltà di carattere politico, finché, sappiamo, nel 1970 noi abbiamo finalmente la legge istitutiva dell'ente regionale, nel 72 nel DPR del regolamento di attuazione, quindi nascono le regioni a statuto ordinario e quindi diventano le regioni coprotagoniste dell'organizzazione politica italiana. Ecco, quindi c'è un momento in cui la rilevanza degli enti regionali, poi in tutta Europa, anche se in alcuni paesi, pensate alla Germania che è una repubblica federale, comunque cresce questa istanza di maggiore partecipazione con enti substatali, e non a caso in contemporanea in Europa nel 1972 c'è un'importante riunione dei capi stato di governo delle comunità europee che si incontrano
proprio per varare finalmente una politica regionale anche all'interno della costruzione della comunitaria. È importante perché, ecco, il preambolo, quella premessa programmatica del Trattato di Roma del 57 comincia finalmente ad avere attuazione, perché in questo vertice dei capi di Stato e di Governo si decide, ora mettiamo mano finalmente alla necessità di eliminare gli squilibri strutturali e regionali attraverso il coordinamento delle politiche regionali anche dei rispettivi Stati membri e soprattutto la messa a disposizione di risorse finanziarie, perché naturalmente i nostri sacrifici secchi non si possono fare, e quindi per poi concretizzare questa necessità di attenuazione degli squilibri economici bisognava intervenire a sostegno delle regioni economiche meno favorite, e qui nasce un importante strumento finanziario, più importante dobbiamo dire, che il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nasce nel 1975, che diventa lo strumento fondamentale per realizzare la politica di coesione economica e sociale e superare le disparità di sviluppo, e quindi coinvolgendo naturalmente le regioni come ente politico in questo ambito. Quindi si comincia a creare uno stretto legame anche fra quelle che erano riforme regionali in atto come in Italia, nei vari stati europei, e il processo di integrazione europea. E questo serviva in realtà anche a rendere più vicino ai cittadini il processo di integrazione europea, non visto come qualcosa di estremamente lontano. Ma la riforma, la svolta decisiva, dobbiamo dire, si ha nel 1986, con quella che sarà la prima vera riforma del Trattato di Roma del 57, con l'Atto Unico Europeo, che introduce proprio la coesione economica e sociale come un titolo del Trattato, e in cui si specifica appunto che il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, quindi ancora più valorizzato, è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella comunità, partecipando allo sviluppo, all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino. In realtà sì, e poi c'è anche, vengo rafforzato il Fondo Agricolo di Orientamento e Garanzia, quello che poi in realtà era, dal punto di vista delle risorse finanziarie, stato nel primo periodo del sviluppo dell'integrazione europea più importante, perché pensate che all'inizio il 70% delle risorse comunitarie erano destinate all'agricoltura, ma non per le politiche strutturali dell'agricoltura, come meglio avrebbe fatto comodo all'Italia, che aveva un'agricoltura non industrializzata, ma soprattutto per il sostegno dei redditi degli agricoltori che andavano bene per sviluppare l'agricoltura del centro-nord Europa. Bene, diventa la coesione economica e sociale e territoriale importante, perché a questo punto diventa il connotato essenziale, via via che si perfeziona il mercato comune, diventa progressivamente mercato interno, mercato unico, proprio la necessità di attenuare gli sviluppi serve anche, non solo per profili di carattere sociale, ma anche per rendere più efficiente l'intero mercato e quindi evitare le contraddizioni all'interno dello sviluppo di questa integrazione economica. E a rafforzare anche sul piano istituzionale questo obiettivo economico, questa strategia di carattere economico, abbiamo col Trattato di Maastricht, che è la più importante riforma che si ha a quel punto del Trattato di Roma, quel trattato che fa nascere per esempio la cittadinanza europea, cittadinanza dell'Unione Europea, e nasce anche un organismo, non un'istituzione, ma comunque un organismo dell'Unione Europea, che è il Comitato Europeo delle Regioni, cioè viene effettuata una proiezione a livello sovranazionale, quindi a livello europeo, degli enti, delle sub rappresentanze interne
Quindi, perché nel Comitato Europeo delle Regioni, che è attualmente formato da 350 più 3 della Croazia, come dice il trattato, rappresentanti sono rappresentanti eletti, ma non solo nelle regioni, province e comuni, proprio perché portare direttamente all'interno del processo di integrazione europea le rappresentanze locali, dei diversi, evidentemente, delle diverse istituzioni locali. Quindi questo naturalmente si concilia con un rafforzamento della evidenza nel processo di integrazione europea della straordinaria diversità che l'Europa. Non dimentichiamo che il motto dell'Europa è unita nella diversità. Quindi, cosa ben lontana, apro una piccolissima parentesi, chi dice che poi l'integrazione europea porta a omogenizzare l'Europa. Non è vero, perché sotto tutti i profili, e questo la Comitato Europeo delle Regioni ne è espressione, pensiamo alla politica culturale, la forza del processo di integrazione europea è invece la valorizzazione della straordinaria diversità culturale che è presente in Europa, culturale in senso estremamente lato, che non esiste in altri continenti, in altre realtà, proprio perché c'è una storia alle spalle di enorme valenza e di enorme peso. Ecco, il Comitato Europeo delle Regioni tende a portare all'interno del processo di integrazione europea questa straordinaria università attraverso le rappresentanze dei territori locali, rappresentanze delle entità statali. Ora, evidentemente questa rappresentanza è molto diversificata, anche perché i livelli di organizzazione statale nei vari Stati membri sono molto diversificati, alcuni sono molto forti, altri molto meno, ma comunque questo importa fino a un certo punto l'importanza è che esiste questo comitato che ha una funzione consultiva, sia ben chiaro, esprime pareri sui progetti legislativi che vengono presentati dalla Commissione europea, ma col trattato di Amsterdam del 97 addirittura si è data la possibilità al Comitato delle Regioni di presentare proposte legislative esso stesso e anche di difendere le proprie prerogative, i propri diritti, perché con la possibilità di adire la Corte di Giustizia per difendere gli stessi in particolari circostanze. Ma perché si rafforza progressivamente il Comitato delle Regioni? Perché nel contempo viene affermato il principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà diventa un cardine, in particolare col Trattato di Lisbona, perché da un lato, per alcuni, il principio di sussidiarietà è stato interpretato come un rallentamento del processo di integrazione europea, perché l'articolo 5 del Trattato sull'Unione Europea dice che nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se, in quanto gli obiettivi di relazione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere eseguiti meglio a livello dell'Unione, cioè un po' si capovolge. È preferibile adottare le decisioni nei livelli istituzionali più vicini ai cittadini, ma certamente in molti casi questo non è possibile. Pensate ai vari problemi in cui la sovranazionalità è indispensabile, dall'ambiente ai profili economici e finanziari, alla lotta contro la criminalità organizzata internazionale e così via, i flussi migratori. Quindi, da un lato, non può essere considerato un freno all'immigrazione, ma dall'altro può essere invece in positivo qualificato come necessità di una maggiore integrazione per rispondere a quel deficit democratico di cui spesso si è parlato a proposito della Unione Europea, in funzione di un ruolo non sufficientemente rilevante, anche se cresciuto nel corso degli anni, del Parlamento Europeo, ma che in realtà, a mio avviso, può essere anche rovesciato, nel senso che
deficit di democrazia sostanziale, sia quando invece sono molto inadeguati i livelli nazionali per rispondere alle sfide attuali, che prevedono invece, vediamo l'attuale crisi pandemica ed economica conseguente, che richiedono livelli invece decisionali molto alti. In relazione a questa crescita del rilievo delle regioni all'interno dell'integrazione europea, cammina anche contemporaneamente la modifica costituzionale che noi sappiamo si ha nel 2001, in cui anche qui si qualificano termini molto diversi, più significativi, i rapporti fra Unione Europea e le regioni. Già l'articolo 117, il nuovo articolo 117 al comma 1, riempie un vuoto che in realtà, per quanto riguarda i rapporti fra l'Unione Europea e l'Italia, era dato dall'assenza di una norma ad hoc, perché ovviamente la Costituzione del 48, le comunità europee non esistevano, e qui invece con l'articolo nuovo 117 si dice che potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, e poi si aggiunge qualcosa di importante, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Quindi i vincoli comunitari diventano un elemento integrale del nuovo assetto costituzionale, a evidenziare d'altronde quello che è conosciuto e che è dato dalla nostra partecipazione al processo di integrazione europea, che in caso di contrasto le norme comunitarie prevalgono su quelle interne, e che la relativa interpretazione dei giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea prevale su quella dei giudici interni, che si devono piegare alle interpretazioni della norma comunitaria che viene data dalla Corte di Giustizia. Quindi in realtà i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario costituiscono un vero e proprio limite all'azione legislativa nazionale. E in questo articolo 117 il comma 3 attribuisce alle regioni la potestà legislativa concorrente in merito ai rapporti con l'Unione Europea, per una evidente ragione. Secondo il sistema nostro costituzionale, noi sappiamo che le regioni dispongono dell'esercizio di poteri legislativi in tutta una serie di materie, non mi soffermo qui ad elencarle, quindi evidentemente laddove si tratta da parte dello Stato italiano di dare esecuzione agli obblighi derivanti dal diritto comunitario, come cercato dal comma 1 dell'articolo 117, evidentemente se tali competenze appartengono più allo Stato centrale ma alle regioni, sono le regioni che devono adottare, per esempio per dare esecuzione alle direttive comunitarie, gli atti legislativi interni. E allora, quindi, questo rafforza moltissimo la peso, la presenza delle regioni nel funzionamento dell'intero sistema comunitario. E ecco perché molte regioni, per esempio, hanno istituito, compresa la Puglia, uffici di collegamento all'interno delle istituzioni comunitarie. Molto importante anche la sessione comunitaria all'interno della conferenza Stato-Regioni. Naturalmente, questo voi tutti mi chiederete, va bene, però se alcune regioni non adempiono agli obblighi di adottare le decisioni connesse con gli obblighi comunitari, che succede? Perché succederebbe, in assenza della norma ad hoc, e questo è il comma 5 della Costituzione, che lo Stato italiano diventerebbe responsabile per l'inadempienza di alcune regioni, perché sotto quel profilo della responsabilità il sistema dell'Unione Europea conosce gli Stati membri, non conosce le regioni, l'articolazione fra gli Stati membri substatale è molto diversa, quindi quello che conta è che lo Stato italiano deve far sì che all'interno dell'intero suo territorio sia data esecuzione agli obblighi comunitari. Allora come si fa? Lo Stato viene ad essere
a esercitare un potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni. Quindi si sostituisce alle singole regioni inadempienti in attesa che questi facciano il loro dovere. Infatti, in tal caso è un potere cedevole, nel senso che naturalmente l'attività di esecuzione da parte dello Stato subito scompare al momento in cui invece subentra quella della regione che esercita la propria competenza secondo le previsioni costituzionali. Quindi vedete, abbiamo un sistema, come si chiama, di multi-level governance che è inteso, in realtà può essere considerato più complesso, ma proprio è strutturato in maniera tale da consentire una migliore integrazione e determinare l'esistenza di una pluralità di scenari politici attraverso un'azione congiunta, cooperativa. Ecco l'importanza anche della sessione comunitaria della conferenza Stato-Regioni, le quali fra l'altro possono partecipare anche nella fase ascesa della proposta normativa, contribuire nel momento in cui ci sono delle proposte, anche a partecipare, anche se in maniera non decisiva, anche all'elaborazione e alla formazione degli atti normativi. In tal senso la Puglia ha adottato nel 2011 la legge numero 24, proprio relativa alle norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea, proprio per disciplinare al proprio interno la capacità di rispondere in maniera efficiente ai vincoli che derivano dall'ordinamento comunitario. Ora, tutto questo sistema, quindi, che ha avuto un'evoluzione parallela fra l'ordinamento dell'Unione Europea e l'ordinamento nazionale, risponde da un lato sempre a un obiettivo. Le regioni rappresentano oggi gli enti più vicini ai cittadini, come d'altronde richiesto dall'articolo 1,2 del Trattato sull'Unione Europea, che si pone l'obiettivo di realizzare un'unione sempre più stretta, dice la norma, tra i popoli d'Europa, in cui le decisioni siano prese possibili vicino ai cittadini. Quindi il principio di sussidiarietà, che non significa togliere poteri sotto questo profilo all'Unione Europea, ma far partecipare i luoghi decisionali più vicini ai cittadini all'intero sistema. E quindi con il termine regione entra nella politica regionale e nel trattato dell'Unione Europea, sono gli articoli 174 e 178 che riprendono, ripeto, con la partecipazione interregionale, ma torniamo al prioritario obiettivo, quello cioè di ridurre il divario fra i livelli di sviluppo delle varie regioni. Ora, e questo fra l'altro determinando con questo obiettivo anche una nuova strumentazione che è molto importante, avrete sentito parlare delle macro regioni, cioè sempre nell'ottica di superamento dei confini nazionali sono state create per ora 5 macro regioni che mettono assieme, nel perseguire obiettivi comuni, regioni appartenenti anche a stati diversi. Per esempio c'è una già funzionante, la macro regione adriatica, che al di più coinvolge anche alcuni paesi balcanici che sono frontalieri rispetto all'adriatico, ecco, creando una espansione del processo di integrazione che da un lato è dal basso, vede favorita la partecipazione dal basso, dall'altro si apre a scenari diversi, comunque senza tenere presenti i confini statali. C'è anche una proposta in macro regione mediterranea che è estremamente importante perché coinvolge delicate parte della comunità internazionale, che è il sud del Mediterraneo, e quindi diventa anch'esso uno strumento importante.
ma ripeto, dal punto di vista economico sono i fondi strutturali che giocano la parte principale. Pensate che nell'ambito della politica di coesione la sola Puglia ha ricevuto 3,5 miliardi di euro di fondi dell'Unione Europea nel periodo 2014-2020, che sono in buona parte, ma non soltanto, in cofinanziamento. Qui resta un problema che spesso non si sanno spendere. Pensate che non solo la Puglia, che fra gli interventi, e ci arriveremo ora, per rispondere alla pandemia, l'Italia stava perdendo di questi fondi strutturali 11 miliardi di euro, pensate un poco, perché non per tempo o nella maniera corretta spesi, che sono stati per fortuna abbonati all'Italia, e invece diventa con questa penuria di risorse veramente non saper utilizzare efficacemente i fondi strutturali diventa una sciocchezza incredibile per lo sviluppo di tutti i settori, dall'industria all'agricoltura, in particolare per la Puglia all'agricoltura, alla silvicoltura, alla pesca, che sono aspetti fondamentali. Mi avvio verso la conclusione. In realtà tutto questo sistema, in particolare della politica di coesione economica, sociale e territoriale, fa riferimento a un principio base, che è il principio poi base dell'intera integrazione europea, che è il principio di solidarietà, perché senza solidarietà non si realizza niente. E in realtà questo principio di solidarietà, che è coniugato a più livelli nell'ambito del Trattato di Lisbona, come sapete, l'ultima riforma del Trattato di Roma del 1957, ma che a volte è rimasto un po' sulla carta. C'è da dire però, a volte si dice, purtroppo, anche se è una tragedia, non tutti i mali vengono per nuocere, che questa solidarietà ha trovato una, devo dire, imprevista, impensabile espressione con la crisi pandemica. Perché quando abbiamo visto che tramontata l'Europa delle regioni, perché era un obiettivo ancora troppo avanzato e troppo presto, ma comunque si è cominciata a sviluppare un'Europa con le regioni, come ho evidenziato, per indicare un'Unione Europea articolata, però poi si è venuto via via a riprendere la centralità degli stati nazionali, che avevano ripreso negli ultimi anni la propria volontà di esercitare l'egoismo e l'indipendenza rispetto agli interessi generali. E questo purtroppo si potrà superare solo con una riforma del Trattato di Lisbona, perché ancora non possono esistere una serie di settori nei quali è ancora necessaria la unanimità degli Stati membri per le decisioni importanti. In realtà, quando si dice l'Europa non funziona, non funziona non perché il suo organismo sia non efficiente, ma perché ancora su troppe materie la sovranità statale è quello che esercita il proprio potere di veto. Invece abbiamo visto incredibilmente addirittura creare degli eurobonds, perché questo famoso recovery fund, Next Generation EU, è basato pienamente sulla solidarietà, perché al momento in cui paesi come l'Italia addirittura ricevono 80 miliardi di euro a fondo perduto, non sono prestiti, poi ci sono i prestiti, e quelli generali recovery fund, quelli del MES, se ci vuole posso aprire la parentesi eventualmente nelle domande, sono prestiti estremamente convenienti perché sono a tasso zero, se non come nel caso del MES. Quindi vediamo addirittura che ci muoviamo su di una ripresa della solidarietà, ma perché ci si rende finalmente conto, dobbiamo dire che Angela Merkel ha dimostrato di poter essere, come sono stati, una statista europea, che in realtà l'Europa ha un futuro solo se fortemente integrata, solo che se supera gli egoismi statali, solo se rende conto che c'è un destino
comune e che questo destino comune, ripeto, si supera solo attraverso il superamento degli egoismi nazionali, magari attraverso proprio, che ne hanno diminuite per evidenti ragioni, un maggior coinvolgimento delle regioni che quindi hanno un grande potenziale, a mio avviso, per il processo di integrazione europea e che quindi danno forza a un elemento base che anche qui diventa fondamentale per lo sviluppo in senso sovranazionale dell'integrazione europea e che possono dare ulteriore fatto alla democrazia rappresentativa e quindi alla partecipazione più forte dei cittadini per esercitare quella che pochi conoscono magari, che è pienamente la seconda cittadinanza che ciascuno di noi ha, che è la cittadinanza europea. E quindi la via non può essere che quella federale per consentire all'Europa di non diventare un aspetto secondario di una comunità internazionale che non potrà che essere dominata dai grandi continenti, dagli Stati Uniti, dalla Cina, dalla Russia, dal Brasile e così via, ma poter continuare con la forza della propria storia e delle proprie culture a essere centrale. Ma per questo bisogna muovere. Riprendo una vecchia dichiarazione di Walter Hallstein, che fu il primo presidente della Commissione europea, che paragonava l'integrazione europea all'andare in bicicletta. Se la bicicletta si ferma, cade a terra. Grazie.